Ecco il boom di computer. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Scusate tanto per il ritardo, ma avendo queste dirette streaming, gli imprevisti tecnici, insomma, sono da calcolare sicuramente. I would just like to say for who speaks English and understands English and not Italian, that this lecture is going to be in Italian, since I thought that was important to reach the locals. And so, also considering the theme that is like a collective resignification of the summer in East Meath, and so I thought it was better to do this lecture in Italian. But in the catalog, in our book of School of Waters, that is edited in English, you can read the text that is going to be on this topic actually, and is in English. So if you want to follow the lecture in English, the text in the catalog is in English. Ok, quindi ecco, inizierei in italiano. Vi ringrazio ancora di essere qua. Come dicevo, la lecture verterà sulla risignificazione collettiva del mito sammarinese. Il confine tra finzione e realtà è un'illusione, ci dice Donna Haraway nel suo manifesto Cyborg. La storia di San Marino, della Repubblica di San Marino e della sua fondazione è legata a doppio filo ad un mito, quello di uno scalpellino di nome Marino, venuto dalla Dalmazia attraversando il mare Adriatico. Marino trova un'occupazione presso le cave di pietra del Monte Titano, dove si prodiga con gli emarginati, sollevando i suoi compagni dalle fatiche del lavoro e mostrando loro la carità per il prossimo. Dopo una serie di ostacoli in cui più volte affronta il maligno, prima incarnato in una donna che si finge sua moglie, poi nelle bestie selvatiche, arrivando infine a fronteggiare un orso feroce, dalla madre di un nobiluomo, da lui miracolato, gli viene donato un appezzamento di terra sul Monte Titano. Forse tutti i sammarinesi sicuramente conosceranno la storia del Monte Titano, cioè il monte in cui ci troviamo ora. Si tratta di una cima di 739 metri d'altezza ed è composta da calcari marnosi formatasi nell'Adriatico. Il primo a parlare del Monte Titano nella storia è Eugippio nel 511, affermando che nella sua cima vi era un monastero. È probabile però che il Monte Titano fosse conosciuto da popoli antichi attraversatori del mare, tra cui i Fenici e sicuramente i Greci. Secondo diversi storici, tra cui Lorenzo Braccesi e Andrea Donati, il monte prende il nome da uno dei giganti dell'Iliade, in quanto l'immagine del monte risvegliava i ricordi dei giganti. Il fatto che si ponesse, tra l'altro, come una sorta di faro sul mare Adriatico, fece sì che il monte diventò un punto di riferimento per i naviganti. Inoltre, i ritrovamenti archeologici di statuette votive in zona della Tanaccia, risalenti al V secolo a.C., hanno spinto a credere che sulla cima del Titano vi fosse un luogo di culto. Ricordo solo che la Tanaccia è, tra l'altro, raggiungibile a piedi per un sentiero nel centro storico, dopo la Terza Torre, e che i reperti attualmente sono conservati nel Museo di Stato. Questa è una delle statuette votive ritrovate. Il mito sammarinese proviene dalla geografia Vita Sanctorum Marini et Leonis, scritta intorno a metà del IX secolo d.C., da un autore anonimo, probabilmente un monaco, sulla falsariga di altre angiografie di Santi Romagnoli.
400 anni dopo la presunta fondazione della Repubblica e vede come deuteragonista il Santo Leone. A questo punto è utile dire cosa sono le agiografie, ovvero vere e proprie narrazioni che mescolano dati storici e biografici con aneddoti e stilemi agiografici e che hanno costituito l'ossatura della letteratura monastica occidentale. Il compito di questi scritti era evidenziare le virtù eroiche di un modello di fede ai fini dell'evangelizzazione. La circolazione di questi testi è appunto databile a cavallo tra antico e alto medioevo e si pensa dunque che la geografia sammarinese corrisponda a questa periodizzazione. Che il concetto di Stato si basi su una fiction non è certo una novità. Le tendenze al trasformare leggende in narrazioni ufficiali è maggiormente presente in un microstato, in cui il processo di indipendenza è ancora più fragile e maggiormente interconnesso alla narrazione. Anche se è da precisare che in linea generale la composizione della storia è una miscellanea di fatti accaduti e documentati, avvenimenti scritti e mai successi, leggende orali e miti che, aggregati insieme, ne costituiscono le radici e prosegui contemporanei. Tra le grandi finzioni che fanno parte del concetto di storia si annovera il mito e tra questi quello cristiano, ovvero il corpus dei racconti che illustrano, simboleggiano credenze e valori di carattere apologetico. Anche i miti sono una materia fluida, o per meglio dire corale, soggetta alle mutazioni date dalle continue messe in scena. In merito ne scrive Claude Lévi-Strauss in Antropologia strutturale, discostandosi proprio da quella pratica dei mitologi che si sforzano di trovare la versione più antica e autentica del mito, che poco però considera il fatto che il mito sia mantenuto in vita proprio dalla sua costante ripetizione e trasformazione. È in questa molteplicità che il mito esiste e proprio per questo Lévi-Strauss suggerisce di raccogliere il maggior numero di versioni possibili per comprenderlo appieno. Nel caso di San Marino, diversi sono i lacerti orali che con il tempo si sono aggiunti alla leggenda scritta. In questa sede ne tratterò alcuni. Uno di questi è proprio l'esatta provenienza del santo individuata ad Arbe. Sono i vollandristi ad individuare nell'isola dalmata di Arbe, che vedete nell'immagine, la città d'origine del santo, anche se oggi di questo avvenimento non sussistono prove. Da sottolineare inoltre una pagina tra l'altro nera della storia sammarinese, che per alcuni sammarinesi Arbe andava conquistata. Nel 1915 diversi volontari della Repubblica di San Marino parteciparono alla Prima Guerra Mondiale per far sì che l'Italia ottenesse Arbe per le idee irredentiste diffuse in Repubblica. Tra l'altro abbiamo un monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale che si trova proprio al di sotto della Galleria Nazionale e che è visibile dall'esterno. È un monumento, quindi è nella piazza. Per proseguire nell'elenco dei miti nazionali, menziono una leggenda che tutti i sammarinesi sicuramente e le sammarinesi sicuramente ricordano, ovvero che Marino e il suo compagno Leone si lanciassero martelli da un monte all'altro. Questo aneddoto pochi sanno che è Grazia Deledda in La vigna sul mare a scriverne. Cito proprio il passaggio. Tra l'altro il racconto è scritto dal punto di vista di San Leo, che come dicevo è il deuteragonista del Vita Sanctorum, quindi punto di vista dell'altro santo, che dice: Marino chiamò nel grande silenzio lunare,
Non potresti, con l'aiuto di Dio, gettarmi qualche strumento? Il picchiare del tagliapietre cessò. Come uccelli, si videro volare i martelli e gli scalpelli che Marino lanciava al suo compagno, da monte a monte, e la roccia intorno a Leo vibrò al loro cadere. O ancora, per proseguire con la mitologia nazionale, al fatto che sul letto di morte San Marino abbia pronunciato «Vi lascio liberi da ambedue gli uomini». Con ambedue gli uomini si intendeva l'autorità del Papa e dell'Imperatore, erigendo le fondamenta della libertà e dell'indipendenza della Repubblica di San Marino. Qua, in questa immagine, che tra l'altro è una delle sedi della Biennale, si tratta del Teatro Ridotto, che appunto è stato costruito attorno al 1930, in epoca fascista, e qua leggiamo «Reliquo vos liberos abuterque homine», che appunto «Vi lascio liberi da ambedue gli uomini», e il lavoro, l'opera che trovate di fronte a questa scritta, che abbiamo messo in dialogo in maniera molto simbolica, è quella di Victor Fossonaio, che è qui presente e che ringrazio tantissimo, e che trovo anche molto significativa, tra l'altro, considerato le tematiche relative al corpo della donna che affronteremo tra poco. Ecco, quest'ultima ancipite dichiarazione è divenuta leva della fondazione stessa della Repubblica, poi definita antica terra della libertà. Sarà poi il poeta Giosuè Carducci, in occasione dell'inaugurazione del Palazzo Pubblico nel 1894, a tenere un discorso proprio sulla libertà, dal titolo «La libertà perpetua di San Marino». Quindi, alla luce del fatto che la storia di San Marino è intrisa di elementi che oggi sono considerati dei falsi storici da numerosi ricercatori, e mi riferisco in particolar modo alla questione del Placito Feretrano, è il primo documento che dovrebbe mostrare la prova dell'indipendenza di San Marino dal vescovo di Rimini e dalla potestà civile e religiosa del Montefeltro. Ecco, questo documento, secondo vari studiosi storici, si tratta di un falso, una copia settecentesca, un falso del XI secolo. È stato anche sospetto il ritrovamento di tale documento, che è avvenuto nel 1749 nell'archivio di Stato. Quindi, ad oggi però, il Placito è considerato il documento più antico conservato nell'archivio di Stato di San Marino, e gli storici tendono a non riconoscere nel Placito la prova dell'indipendenza di San Marino. Ecco, mi sento di affermare che ciò che è totalmente mancato nei secoli è un processo di revisione e ricollocamento del mito stesso. In questa sede non si vuole condannare il dispositivo mitologico, anzi, tramite il suo ethos immaginifico, è possibile preservare una contronarrazione rispetto alla presunta veridicità dei fatti storici, come nota lo storico dell'arte srilankese Ananda Kumaraswamy. Ecco, questo era il Placito, che mi sono dimenticata di girare. Nel contesto sammarinese, però, il ditirambico mito è stato confezionato come ideologia acritica e ampiamente introiettata, andando a scontrarsi proprio con la dinamicità chiamata in causa da Levi Strauss. La credenza ad un valore culturale immoto la trovo capziosa e foraggia la concezione dell'identità come qualcosa di immutabile, quando invece è fluida e vive nella propria palingenesi. È quello che Chimamanda Ngozi Adichie definisce il pericolo di una storia unica, dicendo che le nostre vite, le nostre culture, sono composte da molte storie che si sovrappongono e che, se propagate come una sola storia,
rischiano un'incomprensione. Vorrei allora cogliere l'urgenza di Melissa Wright espressa nella necessità di risignificazione del mito, pensando alla risignificazione come una sovversione parziale o come una radicale riarticolazione delle condizioni assodate. Non credo che esista un metodo universale nel disimparare. Il mio personale disapprendimento è avvenuto attraverso un gesto di espansione e rielaborazione. In occasione di School of Waters ho abbracciato un esercizio che da tempo ritenevo necessario e ho proposto un ripensamento della storia sammarinese che con una buona dose di utopia potesse avere ricadute sul presente. Mi sono addentrata in questo esercizio di riscrittura della vita sanctorum dell'Alto Medioevo, mettendo però al centro del mito una donna. Ho immaginato una marina anziché un santo marino, quindi una donna laica, coriacea e risoluta, che rifiuta gli obblighi familiari, disconosce il proprio marito e fugge dalla trappola coniugale per crescere in se stessa, costituendo una sorellanza tra compagne. E non posso fare a meno di pensare che in un contesto storico successivo probabilmente sarebbe stata condannata come criminalizzata in quanto strega. Quindi letteralmente ripreso questo testo del IX secolo e l'ho riscritto, ma il mio intervento è stato minimo. Ho cambiato il maschile dal femminile e cambiato il nome di San Marino in Marina. E così come il nome di Leone in Leona. Quello che ne è ricavato sono dei passaggi che, il testo è più lungo ovviamente, questo è un estratto che mi farebbe piacere leggere, e in alcuni passaggi emerge proprio, anche in quelli dove sono minuziosamente descritte le caratteristiche diaboliche, anche della presunta moglie del santo che arriva a tentarlo per riportarlo indietro in Dalmazia, e quindi si apre tutto un universo grottesco di cui vorrei darvi un'idea. Poi il testo integrale sarà consultabile nel sito. Al tempo degli imperatori Diocleziano e Massimiano fu dato l'ordine per tutte le province d'Europa che tutti i popoli e le maestre di diverse arti, cioè architette, vasaie, tagliapietre ed incisore da diverse regioni, si riunissero tutte insieme per ricostruire la città di Rimini. Tra coloro che sopraggiunsero apparvero le donne venute dalla Dalmazia per nave attraverso i flutti del mare Illirico. Una si chiamava Leona e l'altra Marina. Marina si distingueva per il vigore e abilità in tutti i mestieri, accoglieva con senso di responsabilità le vecchie e le giovani, attendeva assiduamente alle fatiche quotidiane. Col corpo era stesa a terra, mentre la sua anima si nutriva di delizie. Era un esempio di libertà, una maestra di generosità, un modello di coraggio. Andavano dunque Leone e Marina con una schiera di scalpelline verso la cima del monte scosceso, che in lingua volgare si chiama Titano. Trascorsi 3 anni, Leona partì, con poche compagne, verso la vetta del Monte Feliciano, che volgarmente è detta Monte Feltro. Invece Marina, di memorabile virtù, piena di grazia e di bontà, vedendo le difficoltà delle sue compagne, non volle abbandonarle. Aveva infatti una tale resistenza fisica che quando le altre sfinite abbandonavano le stanche membra al sonno, ella, nel silenzio, al chiarore notturno, non cessava di lavorare, né concedeva riposo al suo corpo, se non che un piccolo muncolo, sciocco e vacuo, andò proclamando di essere il legittimo marito di Marina. Dal momento che evidentemente la sua fama correva divulgandosi per tutta l'Europa, proprio quest'ultimo, pieno di invidia e maligno, come il genere maschile, cercò di cancellare l'operato di Marina. Egli giunse dalla terra della Dalmazia chiedendo con insistenza notizie di Marina. Tutti i cittadini, vedendolo, credevano che lui la cercasse per essere guarito. Gli indicarono il luogo, gli raccontarono dei costumi, delle virtù e dell'aspetto di Marina. Egli, cercando con cura, la trovò per caso in un luogo. Appena la vide, colpito dallo stupore della sua mente ottusa,
traendo lunghi sospiri dal profondo del petto, con la bocca impudica, con false parole esclamò: «Ai ai ai, Marina, per me più cara della vita, sola speranza e luce della mia vita, quanti pericoli per mare e per terra ho corso per l'amore ardente di te. Ho sopportato senza paura tutte le avversità della vita per l'ardente amore di te». Così disse e tese le mani agitandole. Le lacrime scesero sulle guance e uscirono di bocca queste parole: «Come ti vedo, ti desidero, carissima sposa. Dammi il tuo perdono, accogli questo infelice sospinto qui di immensi frutti». Subito Marina, imperterrita, voltandosi indietro, esclamò dicendo: «Non ho niente a che fare con te», e sputando lo cacciò via da sé. Quello, allora, non tollerando la fermezza di una così grande donna, si allontanò da lei, urlando e singhiozzando senza posa dal profondo del petto, riempiendo tutta la città di lamenti. Questo è un estratto, appunto. E ecco, tale disassamento di ruoli non ha intenzione alcuna di derubricare la storia sammarinese, ma vorrebbe invece essere un invito a vincere la condizione di abulia e riflettere sui diritti della donna in uno dei paesi più patriarcali dell'area europea, che in seguito a una lunga lotta ha riconosciuto il voto alle donne solamente nel 1958. Marino, come la chiamavano poeta, qui si precisa in quest'area di antico comune italico. Oggi elezioni del nuovo governo, cioè del Consiglio Grande e Generale, che per voto diretto procederà alla nomina dei due capitani reggenti. Una domenica più animata del solito, ma per le donne poco diversa dalle altre, dato che non sono ammesse al voto. San Marino ha vissuto una giornata singolare, non un uomo delle strade. Oggi le donne tengono la piazza, hanno consegnato un appello alla reggenza e lanciato un manifesto nel quale chiedono a gran voce il diritto di voto. Riunione in piena regola al Teatro Cittadino. Parlo alla segretaria del comitato promotore Miriam Michelò. Ricorda che l'8 marzo, giornata internazionale della donna, deve vedere accolto questo voto per la sua completa emancipazione. Della donna felicissima si sorge il convegno delle infelicissime donne sammarinesi. Infelicissime perché, come sottolinea Emilia Michelotti, loro massima rappresentante, nonostante un'annosa e giusta battaglia, non riescono ad ottenere i diritti elettorali. Anche le delegate francesi e olandesi si chiedono sicuramente perché mai i partiti attualmente al potere a San Marino si ostinino a tenere le donne in una condizione di inferiorità. Per ovvi motivi, non posso che solidarizzare con voi, esclama l'inviato svedese, l'unico uomo presente. Ok. Era ok. Per il voto passivo, ovvero la possibilità da parte delle donne di partecipare alla politica e dunque essere elette, dovremmo attendere il 1973. Nel 72, invece, si scrive un'altra pagina nera nella storia dei riconoscimenti dei diritti alle donne. Vedrà le donne perdere un referendum sulla cittadinanza e sulla possibilità di trasmettere la propria cittadinanza ai figli e non perdere la propria cittadinanza con il matrimonio di un italiano o di uno straniero. Sarà nel 73, entrambe le cose verranno introdotte perché San Marino verrà obbligato dall'Italia, in quanto le donne poi non potevano più esserci donne cittadine apolidi in suolo italiano. Questi sono tutti i manifesti della campagna referendaria che appunto purtroppo è stata persa. Un paese dove l'interruzione volontaria della gravidanza ancora non è consentita.
perché non riesco a non domandarmi se la geografia fosse stata diversa, se l'anonimo romagnolo avesse scritto di Marina e non del Santo Marino, oggi noi donne sammarinesi non saremmo a recalcitare davanti al palazzo pubblico per ottenere il controllo sui nostri corpi e i nostri uteri e così finalmente autodeterminarci come soggetti. Il mio auspicio è quello di disimparare assieme dalla figura di Marina, facendoci traghettare in un viaggio autopoietico verso una piena libertà, concetto tanto caro alla Serenissima Repubblica. Perché, come afferma la scrittrice turca Elif Shafak, una storia è più di una storia. La fiction ci connette, la fiction è acqua che scorre. Vorrei concludere con le parole di Donna Haraway che aprono questa lecture. La liberazione si fonda sulla costruzione della coscienza, sull'assunzione immaginativa dell'oppressione e quindi della possibilità. E allora, risignifichiamo insieme, a partire da Marina, colei che non solo viene dal mare, come l'etimo vuole, ma che gli appartiene, proprio come il Monte Titano. Grazie, vi volevo porgere anche i saluti di Karen Cuccoli, che è la presidente di Unione Donne Sammarinesi, che non è potuta essere qua perché aveva un impegno lavorativo. E, vorrei spiegarvi anche velocemente l'impegno di Unione Donne Sammarinesi nel portare avanti questo referendum. Siamo nella fase di raccolta firme attualmente che ci consentirà di arrivare al referendum che è previsto per settembre e quindi finalmente depenalizzare l'interruzione volontaria della gravidanza che attualmente a San Marino è reato penale che prevede dai 3 a 6 anni di carcere per le donne che praticano l'interruzione volontaria della gravidanza. È un impegno che stiamo portando avanti in maniera molto sentita, tanto che vi vorrei chiedere, solamente per i sammarinesi che sono qua presenti, se ancora non hanno firmato, se sono interessati a farlo. Io sono una delle persone che può autenticare le firme, quindi qua ci sono i moduli e mi piacere sarà autenticare la vostra firma ed è importantissimo l'impegno di tutte e tutti e la divulgazione di quello che stiamo facendo. Karen porge ulteriormente i vostri saluti e grazie tantissimo di essere venuti. Thank you.